Noi cosa possiamo fare? Beh, voi fate, non so cosa facciate nel resto del vostro tempo, non ho idea, cioè, ma state facendo questo, no? State facendo quello che potete fare, e tanto è poco, in linea di principio, ascoltandovi, è tutto quello che voi potete fare nella vostra posizione. Io nella mia posizione cosa posso fare? Posso dare il mio contributo che può essere questo, mi spiego? Cioè non mi sogno, non ho le capacità, le conoscenze. La conoscenza per essere dire e neanche dall'arroganza per dire arriva un leader politico, ma c'è un'età in cui negli altri paesi quasi si va in pensione, per cui cioè, non ha nessun senso una cosa del genere. Però posso dare il mio contributo. Io so che tutto quello che è il motivo per cui mi sto sbattendo, come direbbero le mie figlie, così tanto in questi mesi, no? Sono stanco, vi assicuro, cioè, sono fisicamente provato, ma continuo a farlo perché penso che. In fondo mi hanno fatto studiare per questo. E siccome questo è il momento delle scelte decisive, come sia quell'altro, è questo il momento in cui se posso fare qualcosa, devo farlo. È tanto, è poco, conterà, non conterà. Posso anche pensare che non conti. Ma appunto, forse ve l'ho già detto una volta, non mi ricordo più, una cosa che ho imparato sulle navi è che c'è un sacco di gente che fa tutti i giorni il suo dovere. E non sono i comandanti, no, sono i marinai, i sottocapi, i sottufficiali, che fanno una vita pesante di navigazione, decenni di navigazione, che hanno famiglie a casa, e lo fanno per che cosa? Non certo per la paga, perché se quello per cui lo fai non basta per le privazioni che devi sopportare. Lo fanno per alti ideali? In parte sì, assolutamente sì, sicuramente, perché hanno scelto un tipo di vita che poi ti plasma. Ma lo fanno per il senso del dovere, che puoi anche essere scontento del comando, puoi essere anche scontento della missione, però tu cosa puoi fare per il successo della missione? Quello. E un altro potrà fare di più, e un altro potrà fare ancora di più. Tu quello puoi fare. Se non lo fai, manca quel pezzo. Allora, io penso che ognuno di noi deve fare il suo, perché magari il suo è proprio quel piccolo pezzo determinante che può provocare il cambiamento, e tu non lo sai prima e non lo sai dopo. E poi perché per una questione di etica, di coscienza, di senso no, alla fine sei a posto con te stesso, hai provato tutto quello che potevi provare, hai perso, speriamo di no, ma io non voglio né che se si vince, io guardavo la battaglia sul divano, per così dire, né che se si perde, sentirmi dire dalle mie figlie, ma tu dove eri? Perché non hai cercato di impedire questo? Perché pensavo non bastasse? E che ne sai? Io penso che questo è quello che possiamo fare, quindi tutto quello che possiamo fare lo dobbiamo fare, e tutto quello che non possiamo fare non lo possiamo fare. Non è Certo, meglio così? Non sono è più assolutamente positiva la d'accordo. visione? Oh, assolutamente, assolutamente, anzi. Beh, che dire. Un bel messaggio sicuramente.